governi non sono fieri di questo tipo di accordo perché, infatti, il governo italiano, per esempio, aveva venduto una parte della gioventù per avere delle rimesse, per avere un po' meno di disoccupazione, per avere un po' meno di movimenti sociali e politici e per avere la sicurezza di avere delle fonti energetiche. Sono partito dal paese, un passaporto, un fazzoletto, senza mangiare. Ho chiesto a mamma mia il 13 febbraio di avere 500 lire e mi ha detto: figlio mio, sei stato fortunato ad avere un passaporto. Ho preso un pugno d'olive e il 14 febbraio mi ha tenuto un pezzo di pane di 150 grammi a 22 anni e 8 mesi. In Italia si stava troppo male. E siamo venuti nelle baracche dei prigionieri della guerra. Per primo tempo hanno messo questi migrati, dicendo qualche mese, poi vi diamo la casa normale. In quello che esisteva, serve a dire, i campi di prigionieri dove qualche anno fa prima serviva per i prigionieri tedeschi, per i russi, cosa così. Dunque io ho abitato in un campo dove era un baraccamento come Auschwitz. Nelle baracche avevamo quattro stanze per otto persone, niente pavimento, non c'erano pavimenti, non c'erano niente, una stufa sola in cinque persone. La giusta si l'ascolta coi sudura. La sicurezza non esisteva. In tutto era 1415 metri di profondità. È troppo caldo. Non c'era regola perché i bambini che volevano andare a lavorare andavano là e facevano lavorare senza assicurato, senza niente. Dopo la nostra giornata uscivamo fuori nero come al carbone, ci voleva un'ora per lavarsi. Una sera con un'amica mia abbiamo detto andiamo a vedere quando escono i menatori per vedere, era tardi, non si conosceva nessuno, tutte nere. Non si vedeva né la faccia, niente. Quella che mi ha tradito la mina in Belgio è stata la polvere. I polmoni che si sono riempiti di polvere e la polvere che è entrata non escirà più. Arrivavo a Villa Rosa, Belgese caso, e veniva in Belgio e c'era il siciliano che era. Io non avevo patria. Quelli che amiamo più l'Italia siamo all'estero, perché ci manca l'Italia. C'ho la famiglia tutta qua, i miei figli, tutti. Cosa vuoi? I genitori sono morti, cosa ci vado a fare? Siamo nati lì e dobbiamo morire qui. Tu, buon mio figlio, con queste condizioni, tu quando vieni le mani si devono tenere alla tasca. All'orario te ne devi andare a casa. Certo che è interessante perché è un po' un conservatorio di una civiltà che non esiste più.